Questa tappa che viene svolta appunto qui a Luino è una tappa molto importante sulla quale noi crediamo molto perché interseca perfettamente quello che è la quinta linea strategica del nostro piano strategico, cioè quella di valorizzare tutto il nostro territorio, compreso il nord della provincia, che ha ancora molto da esprimere in termini paesaggistici, di industria, di sport e di attrattività del territorio. Allora, si dice che Luino è diventato un deserto per le imprese ed in parte è vero, però quelle poche imprese che sono rimaste sono imprese di altissima tecnologia, imprese con contenuto tecnologico molto importante che esportano in tutto il mondo, aziende con dentro tanta intelligenza e sono aziende che sono bloccate nel loro potenziale di crescita per il fatto che mancano i professionisti di cui le aziende hanno bisogno. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di spingere con l'aiuto di Confindustria Varese per un IFTS Luino, perché invece che litigarci quei pochi professionisti che ci sono sul territorio, quello che vorremmo è di fare in modo che ne escano tutti gli anni un numero adeguato alle nostre richieste e che quindi le aziende possano usufruire di questi professionisti di altissima qualità. Noi, Fondazione ITS Ingom, è estremamente orgogliosa di aver avviato insieme con le imprese del territorio, di imprese significative aderenti per lo più a Confindustria Varese, una nuova stagione. Lo facciamo non per fare formazione, ma per creare occupazione, per creare occupabilità, e lo facciamo con un partenariato forte, perché protagonisti di questa impresa, perché è un'impresa, sono direttamente le aziende del territorio, aziende significative che hanno creato un distretto, soprattutto nell'ambito della robotica e dell'automazione, e in questo senso noi ci sentiamo di poter offrire il nostro supporto soprattutto nel settore del digitale avanzato. Non è cosa da poco arrivare a Luino e presentare un piano che guarda così lontano nel futuro. Come dicevo, spesso noi come amministratori ci occupiamo e lo dobbiamo fare, doveroso, del giorno per giorno. Qui questo piano ci aiuta a guardare oltre, quindi anche a esercitare un ruolo che sia molto più proattivo rispetto al futuro delle nostre generazioni. Molto interessante quello che è il progetto di MIL, che diventerà proprio, che ha questa ambizione di essere, come dire, un elemento di governance rispetto ai temi che abbiamo affrontato, i temi dell'economia ma anche i temi sociali che vanno di pari passo. Questo aspetto mi è piaciuto tantissimo, devo dire. Il fatto che non si valutano le situazioni solo dal punto di vista dell'aspetto economico, ma c'è l'aspetto sociale che è determinante soprattutto per quello che riguarda il futuro. Non possiamo scindere le due cose, ma devono andare di pari passo, trovare sempre una sinergia, una sincronia per poter lavorare al meglio e soprattutto per creare luoghi dove si viva bene. E questo deve essere l'obiettivo di ogni amministratore, ma non solo, di ogni imprenditore, di ogni cittadino.